Ciao a tutti, sono Marco Bonardelli. Come avrete notato, il canale non è più aggiornato da un anno. Avevo anche spiegato il perché, ma probabilmente molti di voi non avranno letto l'annuncio in bacheca, per cui utilizzo questo video per dirvi che ormai da un anno mi sono trasferito su un canale nuovo che si chiama Luci della Ribalta. Come ricorderete, lo scorso anno avevo realizzato un'intervista a Lorenzo De Angelis proprio con il marchio Luci della Ribalta per poter definire meglio quello che poi sarebbe diventato il canale, quindi ho fatto con l'intervista a Lorenzo una sorta di pilota di Luci della Ribalta. Luci della Ribalta che da aprile di quest'anno è diventato anche un angolo dedicato alle news dal mondo dello spettacolo e della comunicazione all'interno del programma Due Ore con Luxor, condotto da Gianluca Pistoia e Luca Sordoni sulla web radio Deliradio. Luci della Ribalta rappresenta un'evoluzione di tutto quello che avete visto in questi anni, almeno io sto cercando di renderla tale, perché dopo la collaborazione, dopo la nomina a caporedattore news del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, e dopo l'inizio nel maggio 2012 della collaborazione con la Gazzetta del Sud, col quotidiano Gazzetta del Sud, che tuttora continua, sentivo l'esigenza di fare un passo in più e, alla stregua di altri youtuber che avevano creato un proprio canale in cui facevano vedere le proprie specialità, ho deciso di realizzare Luci della Ribalta, quindi di fare una vera e propria rubrica di interviste nel mondo dello spettacolo. Quest'anno il canale è partito alla grande con interviste a personaggi come Mino Caprio, Mimmo Strati, Domitilla D'Amico, Cinzia Tani, Elena Di Cioccio, Pino Quartullo, che è stato proprio uno dei primissimi. Pino Quartullo e Cinzia Tani sono stati proprio tra i primissimi a essere intervistati. Gino Manfredi, Ughetta Lanari, insomma, tanti nomi del mondo dello spettacolo, Paola Pessò, insomma, tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo e della comunicazione che si sono raccontati all'interno di questa mia rubrica. Scusate il lungo preambolo, ma era giusto premettere un po' il motivo del mio trasferimento su un altro canale e anche spiegare un po' che cos'è il progetto. Per cui, chiusa questa lunga premessa, vi invito a venirmi a trovare su www.youtube.com/lucidellaribalta85 e spero che continuate a seguirmi con lo stesso affetto e con la stessa stima con cui mi avete seguito in questi anni. Vi saluto e vi aspetto sul nuovo canale Luci della Ribalta. Ciao!